Il tentativo fallito, quello del vice premier Luigi Di Maio di bloccare il decreto fiscale, si è trasformato in un imbarazzante e scomodo incidente che rischia adesso di mettere in crisi gli equilibri all'interno della maggioranza. Secondo Di Maio, qualcuno avrebbe manipolato un articolo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì sera, allargando e non di poco e di nascosto i confini e i paletti del condono poco prima che il testo arrivasse sul tavolo del Presidente della Repubblica. Un'accusa gravissima lanciata durante la trasmissione della Rai Porta a Porta, in cui ha anche annunciato la volontà di presentare una denuncia in procura. Nell'articolo 9 del decreto fiscale c'è una parte che non avevamo concordato nel Consiglio dei Ministri, ha detto con toni concitati Di Maio, una sorta di scudo fiscale per i capitali all'estero e l'impunibilità per chi evade. Eccola qui una delle frasi incriminate, rigata da un tratto di penna, che sarebbe stata inserita nell'articolo del decreto che riguarda le dichiarazioni integrative speciali. I contribuenti possono correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali ed è questa la parte incriminata ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero e sul valore delle attività finanziarie all'estero. Altra parte è quella che riguarda la non punibilità per chi evade. È esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 10, 10, 10. Qui dentro c'è di tutto, c'è il reato di riciclaggio. C'è chi parla di un gigantesco equivoco, risolvibile ora, semplicemente stralciando dall'articolo la parte incriminata. Mentre i più maliziosi parlano di una strategia pianificata, il modo scelto da Di Maio per schierarsi contro il condono, sgradito ad elettori e dirigenti del movimento.